come effettuare delle transizioni animate con OBS Studio e già che ci siamo anche con Streamlabs OBS, esattamente come quella che avete appena visto, come facciamo a passare da una scena all'altra di OBS con questo effetto scorrimento che vediamo in questo caso con qualsiasi altra animazione. Bene, è una di quelle cose che mi avete chiesto in tantissimi e tantissime. Andiamo a guardarla nel dettaglio in questo video, subito dopo avervi ricordato di iscrivervi su Telegram @ciraulo se volete ricevere altri contenuti, link, risorse extra, e già che ci siete iscrivetevi anche a questo canale con la campanella che di sicuro non ve ne pentirete. E allora la prima cosa è andare a capire come funzionano le transizioni animate, perché non sono delle transizioni come le altre in OBS, ma hanno una particolarità, ovvero il fatto di essere praticamente dei video che si sovrappongono tra una transizione e l'altra. Ovvero parliamo di letteralmente degli stingers, così si chiamano, dei brevissimi video di pochi secondi. Guardate, ne ho qui una cartella, poi vi faccio vedere dove li ho scaricati questi, e vi voglio far vedere proprio come è fatto uno di questi video. Andiamo ad aprirli con VLC per comodità. Ed ecco qua, semplicemente questo è lo stesso video che voi vedete che si sovrappone tra una scena e l'altra nella mia inquadratura di OBS. Vedete? Ve lo faccio rivedere. E ci tengo a farvi notare una cosa, guardate, mettiamolo in pausa e scorriamolo fotogramma per fotogramma con VLC. Questa cosa qua la trovate andando in visualizza, controlli avanzati, la possibilità di scorrere un fotogramma per volta. Vedete che adesso è tutto nero lo schermo, siamo già a un pezzo del video che dura, ripeto, 2 secondi, guardate, voi non la vedete, guardate la durata dell'intero video, 2 secondi. Andiamo avanti fotogramma per fotogramma, tutto questo nero in realtà è un video trasparente, ovvero dove noi adesso vediamo nero, in OBS si vedrà la scena che sta sotto. Ma andando avanti, piano piano, ecco, guardate un po', incomincia a riempirsi lo schermo con un'immagine. E attenzione alla magia, vedete che qui ancora si vede un pezzettino di scena sotto? Occhio alla magia. Ecco qua, c'è un momento del video, di solito esattamente a metà dello stinger, nel quale il video copre tutta l'inquadratura, quindi non si vede nulla sotto. Ed è qui che la nostra scena sarà cambiata da OBS o Streamlabs. Ovvero nel momento in cui lo stinger copre tutta la scena, OBS effettua il cambio. Questo dettaglio è importante perché noi dobbiamo sapere esattamente i secondi, i millisecondi in cui OBS deve fare questo cambio, perché glielo dobbiamo dire. E andando avanti, vedete, qui è cambiata la scena da A a B, e andando avanti ci sarà un momento in cui, ecco qua, si incomincia a vedere la scena B. E andando ancora avanti, lo stinger finirà ed ecco che a un certo punto non si vedrà più nulla del nostro video di partenza se non la scena che sta sotto, che nel frattempo è stata cambiata da A a B. Questo è il funzionamento dello stinger, quindi quello che dobbiamo fare è andare a trovare su internet, comprare, trovare gratuitamente, oppure realizzare un video che abbia queste caratteristiche. Proviamo a vederne un altro. Tutto nero, ed ecco qua che c'è la scena di sotto. Vedete? Il procedimento è sempre lo stesso. A un certo punto sarà tutto coperto dallo stinger e poi via, spazzato via lo stinger per vedere la scena che nel frattempo è cambiata. Immaginatelo come una specie di gioco di prestigio. La modalità di funzionamento è la stessa, una specie di piccola magia dove il trucco avviene di nascosto rispetto a quello che vedono gli spettatori. E quindi andiamo a vedere a questo punto, perché sono sicuro che questa è una cosa che vi incuriosisce, dove vado a trovare degli stinger gratuiti per poterli utilizzare all'interno dei miei progetti. Beh, non vi sorprenderà scoprire che questa cosa la fate semplicemente cercando su internet una roba tipo OBS Studio Free Stinger, per esempio. E qui troverete, se usate proprio questa chiave di ricerca, quelli che ho utilizzato io, ve li linko nelle note dell'episodio. Li trovate su Gumroad, sono ad opera di Gael Level, sono gratuiti nel momento in cui registro il video, poi magari a un certo punto smetteranno di esserlo,
non ve lo so dire. In ogni caso, cercando su internet ne trovate molti, vedrete che di sicuro non avrete problemi nel trovarli, o magari li trovate anche acquistabili, ma acquistabili di solito a prezzi ragionevoli. Quindi scrivete Stinger gratuiti, usate l'inglese molto meglio, e riuscirete a trovare un buon numero, un buon quantitativo di Stinger. Non tutti sono gratuiti, come è anche giusto che sia, perché se qualcuno realizza delle cose è anche giusto che ne ottenga un compenso economico. Ad ogni modo, una volta che avete trovato i vostri Stinger, proviamo a vedere come li impostiamo all'interno di OBS Studio, e poi vediamo anche Streamlabs, non vi preoccupate. Per cui tutto quello che dovete fare è avere la cartella con i vostri Stingers. Saranno dei video, lo ripeto, voi li troverete sotto forma di video, nella maggior parte dei casi dei video in formato .webm, e in OBS Studio andiamo a creare le scene, così vediamo anche i passaggi da uno all'altro. Creiamo una scena 1 con la mia webcam, facciamo così, andiamo a configurare proprio giusto la risoluzione, ecco qua, clicchiamo su ok, perfetto, qui c'è la mia scena, e andiamo a creare una scena numero 2 dove andiamo a mettere, guardate, mettiamo la scena 1 ma la cambiamo un po', la mettiamo tipo così, e anche la capovolgiamo orizzontalmente tipo così. Dai, direi che si nota il passaggio da una scena all'altra. Blocchiamole, e ora andiamo nelle transizioni della scena, è lì dove ci interessa lavorare, e invece che una transizione taglio, oppure che ne so io, una transizione dissolvenza, o ancora una transizione scorrimento, quello che vogliamo andare a cercare è una transizione che aggiungiamo col più. Stinger, l'avreste mai detto? Clicchiamoci sopra, diamogli un nome, clicchiamo quindi su ok, e ora dobbiamo andare a cercare, ok, il luogo dove si trova lo Stinger nel nostro computer. Quindi sfogliamo desktop, selezioniamo la cartella, nel mio caso sul desktop, nel vostro caso può essere ovunque, selezioniamo il video di riferimento, clicchiamo su apri. E attenzione a questo dettaglio, è l'unico rilevante di tutto questo menu, il resto per brevità non ci interessa in questo momento, ma il punto di transizione è fondamentale, perché sarà il punto di tutta la durata del video in cui lui dovrà effettuare la magia, in cui dovrà cambiare la scena. Se sbagliamo questo punto di transizione, roviniamo l'effetto dello Stinger. Come facciamo a conoscere il punto di transizione? Nella maggior parte dei casi si trova esattamente a metà del video, quindi se sappiamo la durata precisa in millisecondi, non in secondi, del video, possiamo trovare il punto di transizione. Ma probabilmente questo sarà indicato da qualche parte nel luogo dove andate a scaricare lo Stinger. In questo caso vedete che si pone a circa 1100 millisecondi. Vi ricordo che il valore è in millisecondi, quindi andiamo a inserire 1100 millisecondi. Clicchiamo su ok, eccoci qua, e guardate, adesso ogni volta che passerò da una scena all'altra utilizzerò il mio Stinger. Occhio che se non finisce lo Stinger e passate subito all'altra scena non vi applicherà di nuovo la transizione. Vi faccio vedere, guardate, clicco subito, vedete cosa è successo? Si incasinano le due transizioni in questa maniera, quindi lasciate sempre che finisca una transizione prima di avviare la successiva. Ma se io volessi, scena numero 3, applicare una transizione specifica per una sola scena, che cosa dovrei fare? Cosa mettiamo? Mettiamo il desktop, cattura lo schermo, ok, solito effetto matrioska, che non è un problema, ve lo ricordo sempre ogni volta che lo vedete, ecco qua. Se io volessi, soltanto quando si va nella scena numero 3, utilizzare uno Stinger diverso, o anche una qualsiasi transizione diversa, che cosa dovrei fare? Beh, creiamo un altro Stinger. Aggiungiamo Stinger 2, chiamiamolo così, va benissimo, clicchiamo su ok,
e andiamo a scegliere un altro video, per esempio questo. Clicchiamo su apri. Il punto di transizione è sempre 1100 millisecondi, non cambia rispetto a prima, clicchiamo su ok. Questo perché lo sappiamo dal momento in cui lo abbiamo letto nel sito di riferimento. Come transizione però qui noi lasciamo Stinger, non mettiamo Stinger numero 2, ma in scena 3 clicchiamo con il tasto destro e sovrascriviamo la transizione andando a selezionare lo Stinger numero 2. Quindi tutte le volte che si va in altre scene sarà applicata la transizione primaria, lo Stinger, ma solo quando si va nella scena numero 3, eccolo qua, sarà applicato lo Stinger numero 2 in questo caso, perché è così che l'abbiamo nominato. Transizione 1, transizione numero 2. Molto bella tra l'altro questa transizione, che ve ne pare? Ecco come si fa con OBS Studio ad applicare delle transizioni animate, o meglio degli Stingers. Ma andiamo adesso a vedere come si fa la stessa cosa con Streamlabs OBS, se la gola mi permette di resistere fino alla fine di questo video. In realtà il procedimento è molto simile. Se siete saltati qua seguendo il menu di YouTube, vi dico che alcuni dettagli li ho già spiegati nella sezione precedente, quella di OBS Studio, e qui vi faccio vedere soltanto le piccole differenze che riguardano Streamlabs in particolare. Ovvero, vedete che l'interfaccia è molto simile, le transizioni si stabiliscono con questo pulsantino qua, con questa rotellina. Andiamo a realizzare le scene anche qui. Ci serve un dispositivo di acquisizione video, suppongo che sia questo, sì. Aggiungiamo la sorgente, video capture, aggiungiamo. Vediamo se utilizziamo un'altra webcam, mamma mia che brutta questa webcam, perché l'altra è in uso da OBS Studio, dovremmo chiuderlo. Perfetto, ah, non si può vedere, veramente di una bruttezza incredibile. Aggiungiamo una scena. Tra l'altro dovreste avere appena visto la guida completa su Streamlabs OBS, un gran bel software, sto valutando di passare da uno all'altro, ne vale proprio la pena perché è molto bello Streamlabs. Scena numero 2, andiamo a catturare lo schermo, in questo caso, quindi, acquisizione schermo, aggiungi sorgente, ok, eccolo qua, solito effetto matrioska. Facciamo trasforma, adatta allo schermo, ok, blocchiamolo col lucchettino, creiamo una scena numero 3 ancora, ultima, scena 3, e ci mettiamo dentro la scena numero 0, aggiungi sorgente, la ingrandiamo anche in questo caso, mamma mia non si può vedere, e la speculiamo, ecco qua, tipo così, dai, direi che si vede la differenza, veramente di una bruttezza invidiabile. Benone, come facciamo a gestire questi cambi? Andiamo sulla rotellina e nella nostra unica transizione, Global Transition, seguite la guida completa se volete maggiori dettagli, clicchiamo sulla matita e andiamo a selezionare, indovinate un po', uno Stinger. Mi piace come dico Stinger, mamma mia. Andiamo a scegliere il video. Andiamo a scegliere quello principale. Potreste dover inserire la durata del video. In alcuni casi non vi richiederà di inserirla perché la riconoscerà lui da solo. Quello che conta è sempre il punto di transizione. In questa maniera. Chiudiamo quindi, clicchiamo su fatto. Ed ecco che, al passaggio da una scena all'altra, sarà applicato il nostro Stinger. Nel caso di Streamlabs OBS è ancora più dettagliato se vogliamo scegliere delle transizioni particolari per il passaggio da scena a scena. Perché lo facciamo? Cliccando sempre sulla rotellina e andando questa volta su Connections. E quindi impostando delle connessioni. Non entriamo nel dettaglio, lo mostro nel dettaglio nella guida completa che trovate su Streamlabs. Andiamo quindi a dirgli, per esempio, quando si passa da qualsiasi scena alla scena numero 3, quindi solo
alla scena numero 3 non utilizziamo una transizione globale. Ah, certo, non ho aggiunto ancora un'altra transizione che chiamiamo Stinger 2. E andiamo a selezionare lo Stinger. Gli diciamo sempre che dura 2200. Sfogliamo, mettiamo il secondo. Punto di transizione 1100. Ora abbiamo uno Stinger 2. Bene, creiamo una nuova connessione. Da qualsiasi scena verso la scena numero 3 utilizziamo lo Stinger numero 2. Clicchiamo su Fatto. Attenzione, questa connessione è ridondante perché queste scene sono già collegate da un'altra transizione. Guardate che la scena Global Transition ci va soltanto verso la scena numero 3. Modifichiamo questa cosa qua e diciamo da tutto a tutto ci dovrà essere la transizione globale. Da tutto a scena 3 ci sarà lo Stinger 2 e aggiungiamo ancora un altro Stinger. Stinger 3, che chiamiamo Stinger 2200 1100 e andiamo a scegliere un altro video tipo questo, e questa volta lo Stinger 3 lo mettiamo non da tutte le scene ma soltanto dalla scena numero 2 verso qualsiasi scena. Stinger numero 3, e guardate ora, da qualsiasi scena a qualsiasi scena si utilizzerà il primo Stinger, quello che abbiamo scelto come globale. Ma se andiamo da qualsiasi scena verso la scena 3, si utilizzerà lo Stinger 2, e solo quando andiamo dalla scena 2 a qualsiasi altra scena utilizzeremo lo Stinger numero 3. Clicchiamo su Fatto. Vi ho incasinato abbastanza il cervello, avete un po' di mal di testa? Proviamo. Stinger normale. Quando si va verso la scena 3 c'è un altro Stinger. Dalla scena 3 alle altre scene c'è lo Stinger normale, ma dalla scena 2 a qualsiasi altra scena ecco che c'è ancora un altro Stinger. Ah, molto carino anche questo, guardate. Riguardiamolo. Dalla scena 2 in teoria dovrebbe esserci un altro Stinger, ovvero questo. Bellino. Vediamo perché verso la scena 3 non ha funzionato. Dalla scena 2 a tutto. Ah, perché viene sovrascritto da questo altro Stinger, vedete? Verso la scena 3 lui utilizza lo Stinger 2. Bisogna un pochino fare delle verifiche di compatibilità quando smanettiamo un po' con le transizioni speciali, con le connessioni. Insomma, io credo di avervi dato abbastanza elementi. Passiamo con una bella transizione al mio faccione. Credo di avervi dato abbastanza elementi per realizzare adesso i vostri Stinger. Potete anche crearli con dei software specifici. Scaricateli, trovateli, comprateli, insomma migliorate i vostri live streaming, i video che registrate, spero anche grazie a questo tutorial. Mi raccomando, se lo avete trovato utile, venite su Patreon e valutate l'ipotesi di fare un finanziamento col quale potete aiutare me a mantenere questo canale e a realizzare altri contenuti di valore come questo, fruibili anche da altri, che è un bell'orgoglio. Pensate che molti di voi, la maggior parte di voi, hanno ricevuto questo contenuto grazie ad altri che lo hanno finanziato. Pensate a quanto è bello questo concetto, ma anche potete ottenere dei contenuti riservati, il podcast segreto pensato esclusivamente per voi. Io vi super ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima.